Se tu fai così e io faccio così, secondo me potremmo essere Alibaba Channel, Sì, che potremmo nessuno. essere dentro, c'è qualcun altro. È un Tu, altro, c'è esatto. qualcun C'è altro? Orso Yogi, c'è Insomma, possiamo Diabolik. fare così il È video. l'unico, è Pasquale, che però non si vede Che da dietro. roba, guarda. Roby, ciao. Roberto Caldieri, Edi Group, ma non solo. Cubicatura Milano, un sacco di marchi che conoscerete nel corso di quest'anno di lavoro insieme. Caro Roby, torniamo sulla cubicatura. Torniamo. Che è un termine, qualcuno mi ha scritto, boh, ma cavoli, che brutto, ma perché hanno detto cubica, l'hanno chiamata Ma cubicatura? sinceramente il nome, perché è stato chiamato cubicatura e non Ciancio Pancio, non te lo so dire questo, purtroppo non ti so Perché è vero che non rispondere. le rende No, giustizia, perché è perché. una roba talmente intelligente, Ma talmente può bella. essere una cosa da una parte magari carina, perché comunque non suona malissimo, cubicatura, poi dall'altra parte non si capisce niente. Cos'è sta roba? Cubo, cos'è un cubo? Non si Esatto. capisce. Water Transfer Printing o idrographic per quanto riguarda Ok, l'estero. per cui c'è una vasca, cioè sono delle pellicole particolari Maschi, e pellicole. oggi c'è un oggetto che tutti noi utilizziamo. Infatti Roby giustamente dice oggi sganciamoci un po' dal mondo della personalizzazione legata a una moto, a un'auto che vedremo poi in futuro, ma un oggetto straclassico, stra banale Che volendo, abbiamo quasi tutti, dai. the occhial, come The chiamano in occhial, Inghilterra, the occhial, the ok? occhial. Esatto. In questo caso occhiale da bici, da... Questo qua è un occhiale sportivo, quindi diciamo è un occhiale anche da bicicletta, da running, da tempo libero, comunque anche da sci, perché è un Ok. occhiale un po' particolare di una società che produce questi occhiali per dei corridori professionisti, Ok. ok? Senza dare Ti nomi. seguiamo allora, parti perché Sì. vogliamo veramente vedere cosa Allora, fai. sì, allora, andiamo nella. Stiamo in cottura. Vai Pasqua, vai nella scamera oscura. Cos'è un presepe? Io volevo un attimino sempre raccontare una cosa perché è importante, Franco, questo è importante. Vai. Io non so se. No, questa qui, senza questa, io quando sono arrivato a casa ti ho mandato la foto della mia che è nel... E ti ho scritto siamo due... Si può dire? Sì, due Due pirla. coglioni ti ho Ah, due, ah, scritto. quindi un Siamo due parapiccio. coglioni Pirla era più perché bello. sia io che lui l'abbiamo comprata, io ne ho comprate anche due. Beh, ci riscaldo il capannone, io fuori proprio lo scaldo e Scusa, sembra di devo essere... fare perché. Scusate. Sembra di essere a Portofino. Questo mi ha Sì, salvato questa la ti ha vita. salvato la vita, immagino. Infatti c'è questo Grazie, grazie, tepore. grazie. Torniamo ai nostri. Allora, alcuni pezzi io li ho già lavorati, devo poi rifare. Come vedete, qua ci sono ancora pezzi di moto. Perché purtroppo una cosa: la cubicatura, bravura o non bravura, esperienza o non esperienza, capita che alcuni pezzi non vengono sempre bene. Cioè, il primo colpo non è detto che viene il No, lavoro, no. pronti via. Io ho dei pezzi, anni fa, l'ho fatti 12 volte. 12 volte vuol dire rifare tutto il processo di lavorazione. Per esempio, Ti faccio questo. domanda banale che a casa stanno facendo, ma vuol dire che glielo fai pagare 12 volte No. o? Cioè, è tuo rischio, È per mio cui... rischio, purtroppo Porca sì. miseria. Anche per questo la cubicatura non è per tutti e la cubicatura ha un suo costo. Ok, chiaro Quindi. adesso. Thank you. Bene. Allora, parte discorso pezzi sempre moto. Ecco quello che ci interessa. Gli occhiali. Bene. Li hai già trattati, è Già già... trattati, Ok. esatto. Andiamo a toglierli. Mi è andato il nero. Voilà. E adesso andiamo in vasca. Andiamo in vasca. Vai. Allora, apriamo qua il sarco. Che miseria, quanto Volevo peso! aiutarti, ma non me l'hai chiesto, Ah, no, quindi... sì, no, te lo do. Vasca a temperatura controllata, 29 gradi. Voilà, ricircoliamo l'acqua calda nel box. Acqua calda, sempre vedete che c'è il fumo. E viene rimessa in macchina. Quindi, a 29 gradi, ributtati sopra. Bene. Tanto che me li metto dopo i guanti. Metto Va dopo. bene. Bene. Spegniamo qua la luce perché costa, l'Enel costa. Ho scelto, perché questi qua sono campionamenti per questa società che poi dovrà produrre questi occhiali a livello industriale. Ho scelto questo bellissimo carbonio VRP, che è il codice, gold, oro. Voilà. Quindi devi tagliare un pezzo che più o Esatto. meno Sì. Sì, sai che ricopre tutto, più o ok. meno sì. E vedete che lui è proprio bravo a tagliare, difatti nella vetrinetta sotto, di fianco alla lama qui per decapitare, c'è anche la cerottata della Pharma, che è, una, così, è un gran classico Poi, tra l'altro, dei ricordati che io volevo cubicatori. fare il pizzaiolo, Anche quindi a ok. posto, grazie. Bene. Allora, delimitiamo i contorni di questa. Come vedete, ecco una cosa interessante da vedere. Vedete questa grafica qua? È H50, mentre il carbone reale nero è 100.
Quindi in base alle grafiche possono cambiare le misure. Le misure. Quindi, okay. Ah, Robby, mi fai una roba? Eh no, non posso perché questa grafica è solo H50. Comunque, non esiste... Ah, questa non la fanno da un metro? No, non la fanno, com'è? Non la fanno, no, da, non fanno okay. da 100? Sì, non la fanno da 100. Ok. Quindi, per esempio, sugli occhiali va bene, chi se ne frega, H50 ci stiamo dentro. Ok, prendiamo il nastro di carta, andiamo a delimitare questi bellissimi occhiali. Questo è tanto Art Attack comunque, sì, come mi sempre. Fai tanto, tanto sì, mucciaccia sì, oggi. Sì, questo veramente... Sei molto mucciacciato. Lui mi ha ispirato. Il nostro maestro. Voilà. Ok. Bene, adesso lo rimettiamo via. Mettiamo sotto. Ok. Andiamo a fare sempre, qua ci sono già comunque dei tagliettini, ma noi andiamo a rifarli sulla parte dove è messo questo, il nastro. Chi non avesse visto l'altro filmato lo fa per evitare che si raggrinzi, giusto? Esatto, esatto. Perché le grafiche chiaramente poi tendono a chiudersi. Molto bene. Bene. Ora mi metto i guantini, devo togliere la mascherina per capire la parte che va nell'acqua, che galleggia nell'acqua, perché ha un senso, le grafiche hanno un senso, la parte che va appiccicata quando bagno le dita e la parte che praticamente va a contatto con l'acqua. Ecco, la grafica, abbiamo già preparato le sponde, andiamo a posizionare la grafica. VRP Gold, voilà! Hai tolto tutta l'aria da sotto? No. Non ancora? Cioè, stai cercando di togliere tutta l'aria, questa è la... Le bolle, un po' una rottura di scatole, le bolle. Posso passarle gli occhiali, dottore? Sì, tra poco sì. Attivatore, vediamo un po', l'occhiale non è proprio roba semplicissima, voilà, sembrerebbe ok, adesso lo puliamo, sono tutti i residui della pellicola che si è implosa su se stessa ovviamente. Signore Franco, potrebbe schiacciare l'interruttore quello nero, quello nero? Che gira, questo. Vai, ok. Ricordo sempre che questa è acqua normalissima, è acqua sporca. Quindi acqua, tra virgolette, cosiddetta acqua del cesso, acqua nera, ecco. Visto che sei camperista, acqua nera. Acqua grigia questa, dai, nera è un'altra roba, scusi. Ah, già vero, acqua nera. Cioè, a meno che tu qua non ci faccia del... C'hai ragione, acqua grigia. L'espletamento delle funzioni qua da ID Group è ancora effettuato nel gabinetto aziendale, non dentro nella vasca. Hai ragione, acqua grigia. Bene, allora, vediamo un attimino. Gli diamo un attimino una sciacquata con l'acqua. Vediamo che gli occhiali non sono un prodotto semplicissimo da fare. Vediamo se ho avuto fortuna, perché nel mio lavoro serve anche quello, serve anche la fortuna. E adesso stai togliendo sto togliendo praticamente quella che si è appoggiata sopra la cubicatura. Vedi che
si è appoggiato la grafica sopra l'altra grafica e poi i prodotti, i film della cubicatura hanno questa protezione gommosa, okay, che rimane ovviamente fissata. Io vado a togliergli questa protezione, così al tatto tu hai il prodotto liscio, pronto per essere concluso la sua fase, che è la fase quella del trasparente. Oh, adesso abbiamo tolto tutta la pellicolina, voilà. Dai, vieni qua a farmelo vedere, dai, vieni qua, carina, che non ci vedo. Un po' bagnato, aspetta che mi serve però più carta. Questo non ti basta, no? No, perché quello lì è il vetro, è l'area di lavoro, se si bagna quello è un problema. Perché lo asciugo il più possibile. Voilà. Che belli che sono venuti, Roby. Sono fighi, dai. Ci sono ancora alcune imperfezioni che verranno corrette in fase poi di... prima del trasparente. Perché chiaramente... anche il carbonio, esatto, carbonio questo normale. Qua è il carbonio, quello normale, esatto. Lo faccio anche vedere, guarda che era. Questo qua è asciutto. Per cui puoi già togliere il bastoncino. Che... esatto. Ma che belli. Che belli. Sto bene. Con i capellini, tra l'altro. Sto bene. Ok, Roby, come si fa? Cioè... uno se vuole cubicare un occhiale glielo fai? Certo. Da qualsiasi quantitativo? Tutto, qualsiasi pezzo, prodotto, quello che vuoi, si può cubicare, l'importante è che si può verniciare. Se c'è il processo di verniciatura, c'è il processo di cubicatura. Quindi qualsiasi cosa ti viene in mente, okay, lo possiamo fare. Quindi ti metteremo alla prova nell'arco di queste puntate, orologi o non lo so. Qualsiasi cosa. Sì. Grande. Roby, grazie mille. Ricorda i tuoi canali. Lentamente, cazzo, e non correre. Vai. Allora, Cubicatura Milano, okay, un bel like su Facebook, Cubicatura Milano Water Tasso e Printing. Sempre sottoscritto Roberto Godirician, RGC il mio hashtag. YouTube. Instagram. Era la parte prima Facebook, che TikTok. Okay, e ovviamente sempre i miei live 18:30. Sui miei canali social, Roberta Godirician. Ok, ciao Roby, grazie, complimenti. Quel guanto lì mi mette un po' di tensione. Toglilo, Pasqua, lo scappiamo veloce, perché qua butta male.